Dopo il brutto 3-1 subito lo scorso turno contro l'Imperia, il Molassana torna nel proprio fortino dove finora ha solo vinto. L'avversario di oggi è l'Albenga nel suo miglior momento, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Rapallo. Passano solamente 2 minuti e infatti ed è proprio l'Albenga a passare in vantaggio con Gaggero, lasciato solo in aria, che controlla e batte facilmente Secondelli per lo 0-1. L'occasione del raddoppio arriva 5 minuti dopo con Rocca che in contropiede prova con la botta da fuori, ma il pallone termina di poco a lato. Ancora bianconieri l'attacco e questa volta è Rossi a divorarsi il possibile 0-2. Da pochi passi, dopo un disimpegno non ottimale della difesa, il numero 6 mette incredibilmente fuori. La prima risposta del Molassana arriva con Giacopetti, lanciato a rete da Kuman, ma è bravo il numero 1 ospite Rossi a scegliere il tempo dell'uscita chiudendo lo specchio al bomber rosso-azzurro. Ancora Giacopetti pochi minuti dopo, questa volta con una conclusione da fuori, ma il pallone finisce di poco a lato. Il secondo tempo comincia ancora con l'Albenga all'attacco. È Calcagno che prova a trovare lo 0-2, ma il tiro termina di poco alto. Anche il Revello è vicinissimo al gol poco dopo, ma questa volta è decisivo Secondelli a mettere in angolo. Ma l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Monti, dimenticato dalla difesa, servito in aria, ma non riesce lo stesso a trovare il raddoppio degli ospiti, trovando ancora un ottimo Secondelli. Nel momento migliore dell'Albenga però si risveglia il Molassana, che trova il pareggio con Donati, che si libera splendidamente in area e batte Rossi con un rasoterra imprendibile. Ai ragazzi di Schiazza il pareggio però non basta, e allora a trovare il 2-1 ci pensa il neo entrato Costa, che ubriaca la difesa ospite e batte ancora Rossi. Partita bellissima con le emozioni che sembrano non terminare, perché all'85esimo l'Albenga agguanta il pareggio con Caredda, che spinge in porta il cross rasoterra di Revello e fa 2-2. Lo abbiamo detto, emozione a non finire, e infatti l'Albenga sfiora addirittura il vantaggio con Rovello, ma ancora una volta è decisivo Secondelli. Il vantaggio però lo trova e come il Molassana al 92esimo con Guidotti, che confeziona un gol spettacolare e mette in cassaforte 3 punti per il Molassana proprio all'ultimo respiro. Molassana che in casa sa solo vincere, comunque dall'altra parte rimane un ottimo Albenga.